E siamo pronti per Halo 2. Col cazzo che metto la normale adesso. Ah no, devo installarlo, merda. Quindi aspetta, perché cosa servivano i 100 e passa giga? Ok, sembra esserci. Esatto. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Perché a me il primo Halo è piaciuto tantissimo, quindi voglio dare il 2. Dio, che grafica. Lui sì, ma io no, non mi fido. Capisco. La sua fiducia oggi non credo sia un problema, Spartan Locke. È la mia fiducia che ti devi guadagnare. Arbiter? Sei un cacciatore, no? Uno che cerca. Non è la mia mansione ufficiale, ma rende l'idea. E dai la caccia agli altri Spartan. Non ha uno Spartan qualsiasi. Io sto cacciando lo Spartan. Cerchi. 1-1-7. Non conosco l'identità della tua preda. Ecco perché ora la sto condividendo con te. Parliamo di fiducia, dopo tutto. Posso farti una domanda? La tua gente lo chiamava demone. Era un insulto o un complimento? Un insulto di certo, ma con un moderato rispetto. Era davvero mio nemico, ma col tempo è divenuto un alleato, un amico. L'origine di questo legame è complessa. C'era una sola astronave. Una? E sei certo? Sì, la chiamavano Pillar of Autumn. Perché non è stata distrutta con il resto della flotta? È fuggita mentre devastavamo il pianeta. L'ho seguita con le forze a disposizione. Quando hai visto Halo la prima volta, sei stato accecato dalla sua maestosità. Accecato? Paralizzato, stordito. No. Tuttavia gli umani sfuggirono alle nostre astronavi, atterrarono sull'anello sacro e lo profanarono con i loro immondi piedi. Nobili gerarchi, certamente capite che dopo l'attacco del parassita... E nel concilio regni l'ordine! Hai fatto bene a concentrare la tua attenzione sui Flood, ma questo Daemon, questo Master Chief... Quando ho scoperto le intenzioni del Daemon, non potevo fare più nulla. Nobile profeta della verità, tutto ciò è durato fin troppo. Che sia punito in modo esemplare. Il concilio lo esige. Tu sei uno dei nostri strumenti più preziosi. A lungo hai guidato la nostra flotta con onore e merito. Ma la tua incapacità nella difesa di Halo è stata una grave mancanza. Ciò è stata un'eresia. Io procederò nella mia campagna contro gli umani. No, non lo farai. Presto il grande viaggio avrà inizio. Quando ciò avverrà, però, il peso della tua eresia graverà su di te e tu sarai abbandonato.
Ma è un film, ma è bellissimo. Stava per cedere, vedo della viscosità nello strato di gel. L'ottica completamente andata. Dell'unità energetica è meglio non parlare. Sai quanto costa questa roba, ragazzo? Vai a dirlo ai Covenant. È cambiato il doppiatore di Master Chief. Wow, che cazzo è? Cioè, le cutscene sono spettacolari. Porca puttana. Immagino che comunque fosse obsoleta. La tua nuova corazza è una Mark 6, arrivata questa mattina da Songnam. Baci piano finché non padroneggi le nuove funzioni. Ok, verifichiamo il sistema di puntamento. Guarda la luce in alto. Bene, ora guarda la luce in basso. Ma è Perfetto, di uguale a nuovo quello. la luce in alto. Ci siamo. E ora quella in basso, ok? Il puntamento è sfasato, passerà il programma diagnostico completo. Il programma diagnostico imposta il sistema di puntamento sul normale. Forza, guarda ognuna delle quattro luci, capo. Lo lascio così o devo invertirlo? Lascio il puntamento sul normale. Se cambi idea, puoi cambiare impostazione quando vuoi. Aspetta, ora disattivo gli inibitori. Muoviti un po' per ambientarti. Va Quando bene, sei ma pronto, vieni da... allora, vai. Il menu è quello di prima, ma titoli. Vieni da me al comando a distanza. Ok. Era così interessante solo le cutscene da vedere, cioè per carità è un mezzo spettacolo, ma in confronto a quello che ho visto nella scena di intermezzo, niente. Fai attenzione perché non ho intenzione di ripetermi. Questa stazione verificherà gli scudi energetici a ricarica. Dai, entra, ti farò vedere. Gli scudi della tua nuova corazza sono molto resistenti, Ok. molto efficaci. Bombola! Come puoi vedere, si ricaricano molto più velocemente. Oh, quello è un tizio. Se i tuoi scudi cedono, trovati un riparo e aspetta che l'indicatore ritorni al massimo. Certo, può nascondersi dietro di me. Allora, è finito col mio ragazzo? Vai, se la cava anche da solo. La sua corazza è a posto, Johnson, per cui tappati quella boccaccia. Puoi andare, figliolo, ma cerca di non strafare. Tranquillo, lo terrò per mano. È un prequel, immagino. Allora, Johnson, quando mi dirai come hai fatto a tornare qui tutto ad un pezzo? Spiacente, segreto militare. Vai al diavolo e scordati pure che ti sistemi il mirino della tua A2. Oh, oggi è davvero di buon umore. Magari Lord Uda ha dimenticato di invitarlo. Vabbè, no, non credo sia un prequel perché sarebbe, cioè me lo avrebbe elencato in modo diverso. Porra, sono anni che non la vedo. Sono partito, la griglia di difesa orbitale era ancora un progetto nella mente dei politici. E ora guarda, il Cairo è soltanto una delle 300 piattaforme geostazionarie. Il fucile CAM potrebbe trapassare una nave da guerra Covenant. Il fuoco concentrato di Atene e Malta nulla potrebbe superare indenne questa forza da battaglia. Devo mutare tutto per i dialoghi. Stamattina che arrivano astronavi. Nessuno dice molto, c'è qualcosa di grosso nell'aria. Va bene, posso tornare, ok? Va bene. Caricamento perché magari debba caricare la cazzo nuova, penso che abbiano rigirato e rifatto solo perché solo le scene e rimasterizzato la parte video. Cioè, hanno ripulito magari.
Sarebbe stato carino farlo anche col primo Halo, però vabbè, alla fine sti cazzi. Posso... Esatto. Mi avevi detto niente telecamere. E mi avevi detto che avresti messo qualcosa di carino. La gente ha bisogno di eroi e da speranza. Per cui sorridi, ti spiace? Almeno finché c'è un motivo per farlo. Una bella folla. Se sono qui per sentirmi implorare, resteranno delusi. Ne sei certo? Signori, siamo lieti di riavervi qui. Parla pure, Cortana. Un altro segnale, vicino a Io. Abbiamo inviato delle sonde. Mi spiace, ma credo proprio che dovremmo darci una mossa. Ti vedo in forma. Grazie. Sergente Maggiore, la Croce Coloniale viene conferita per il coraggio e la devozione dimostrati. Per un soldato del Corpo Spaziale Terrestre... Non esiste eresia più grave. Che sia ad esempio per coloro che oseranno deludere i Covenant. Aia. Comandante Miranda Keyes, le azioni di tuo padre hanno onorato la nobile tradizione delle nostre forze armate. Il suo coraggio, di fronte a una sfida impossibile, è motivo di vanto per lui e per il CST. La Marina ha perso uno degli uomini migliori. Come angeli e demoni. Stazionati appena oltre la portata di tiro. Parla l'ammiraglio Harper. Stiamo ingaggiando il nemico. Negativo, ammiraglio. Perimetro difensivo attorno alla forza da battaglia. Vai alla tua nave, comandante, e unisciti alla flotta. Signor sì. Hai il fucile CAM, Cortana. Non appena sono a tiro, inizia a sparare. Certo. C'è qualcosa che non va. La flotta che ha distrutto Reach era infinitamente più grande. Signore, nuovi contatti. Tantissime navi d'abordaggio. Cercheranno di disattivare i nostri fucili CAM. Così le loro navi avranno via libera verso la terra. Master Chief, difendi questa stazione. Sì, signore. Ho bisogno di un'arma. Da questa parte. Va bene. Ok, datemi un secondissimo. Ok, possiamo riandare. Allora. Come va, Malta? Un attimo. Agganciati. Fuoco amico, scegliete il vostro bersaglio. Sono informazione base. I piccoli davanti, okay. I grossi dietro. Buona fortuna, al Cairo. Allora. Sugar water. Buggato tutto. Ok.
Wow, non vedo assolutamente nulla. Oh mio Dio, un attacco. Ah! Muoiono dopo poco, che cosa carina. Wow, lagga un po' qua lo due. La difficoltà normale è essere già morto probabilmente. Immagino che 4 sia sempre la torcia. Un altro nemico! Giù. Ok. Serve subito una squadra al modulo alto. Bella, andiamo. Ho detto andiamo, non ci andiamo. Però è figo il livello di rimasterizzazione anche di questo. Mi chiedo perché abbiano rimasterizzato in questo modo solo questo e non anche il primo alo. Perché questo, ragazzi, è maestoso. È veramente qualcosa di unico. E se questo rende così bene, come renderà Halo 4? O Halo 3, che già era figo su 360. Allora. Ho messo gli Discord. Ok. Allora, bella. Allora, io ho un problema di spazi qui. Ok. Giorno. Qua dove andavi? La stazione di sicurezza 4 è sotto attacco. Allora. No, mi sono già perso. Sono fortissimo. Intrusi nel settore 7. Allora. Le porte di difesa, nemici nel settore 2. Qual è il settore 2? Ah, dove devo andare? Aiuto. Ando qui. No, aspetta, qui ci sono arrivato. Mi piacciono i salti di Halo, di Halo 2. Abbiamo nemici nel settore 3. È qua che devo andare. Attentori nell'hangar del tribordo del Petra. Esattamente. Ok. Merda. Ottimo.
Non è che mi davate un'arma ferra? Continuerò a provare ad utilizzare questo. Ehi, guardate! Malta ci ha respinto gli assalitori. Malta, condizione attuale, passo. Non riesco a crederci. Si ritirano. Abbiamo vinto. Ambiguo. Allora, è come l'arma del primo, solo che è meglio. Allora. Merda. Mi sa... Scudo, ok. Muori. Ok. Ok, sto finendo pian pianino le munizioni, eh. Non avevo dubbi. Possiamo andare, non è vero. Quanto siamo di video? 21 minuti. Possiamo andare. Allora. Wow, lo scudo mi ha... Ok. Stanno abbandonando Atene. Ci dirigiamo lì. Cambiamento di priorità. Va bene. Siamo nei guai. Merda. Ok. Ale. Vattene dalla mia armeria, ladro. Ok. Allora. Giù. Ho finito le munizioni completamente. Ok. Ah, un'arma vera. Andato. No, non è vero. Allora. No, non posso andare da qui. Allora. C'è
ci ho provato. Ok. Avanti capo, di qua. Giù. Ero quasi a bordo quando sono comparso. Che senso quasi a bordo? Ok. Vietato l'accesso ai non addetti. Pessima combinazione di azioni. Aspettate qualche minuto. Ok. L'ammetto, non mi aspettavo di finire in questo modo nello spazio, ma... Signore, gli assalitori sono nel centro di puntamento. Hanno una bomba. Puoi disarmarla? Sì, ma avrò bisogno che il capo mi porti a contatto con il detonatore. Capo, raggiungi la bomba, in fretta. Cortana, priorità sui bersagli e fuoco a volontà. Primo Echelon, vieni con me. Annientiamo quegli incrociatori uno alla volta. Secondo Echelon, tieni a bada i trasporti. Registrazione di tutti i vascelli nemici a portata di tiro. 13 incrociatori, 2 trasporti da... Wow! Voi cosa siete? Ma sono mosche! Personale non combattente nei settori preconizzati. Ok... Map da... Perfetto, no. Tutti alle stazioni di evacuazione. No. Merda. Odio le tre colpi, ma è l'arma più forte che ho. Personale, si prepari a evacuare la stazione. Questo quanto è? Va bene. Stavo testando la... Oh mio Dio, no! Oh, oh. Dove sei? La bomba è proprio qui! Signore, sono diretti verso il Cairo. Cortana, concentra il fuoco sul primo trasporto. Ammiraglio, bisogna fare il possibile con il secondo. Tutta informazione, seguitemi. Il
Il primo trasporto ci ha ignorato, signore. È passato attraverso i detriti di Malta e si è diretto verso la Terra. Tu! Per farlo presente, ci sono dei Ranger Elite a guardia della bomba. Pensa a qualcosa. Quanto tempo mancava? Meglio che tu non lo sappia. Cairo, qui è Elina Amberglad. Lo scudo del trasporto è andato. Sono in posizione, pronta all'attacco immediato. Negativo, comandante. Non contro una nave così. Non da sola. Signore, chiedo di lasciare la stazione. Per quale motivo, Master Chief? Per rispedire ai Covenant la loro bomba. Permesso accordato. So a cosa stai pensando. Che figa la bomba, saldo. Resta qui. Purtroppo per entrambi. Io adoro le follie. Solo una domanda. Che succede se sbagli? Non sbaglierò. Ragazzi, è mostruoso tutto questo, però, porca puttana. Io sono in chiamata, sto parlando. Per un mattone? Per figo. Ha fatto un bel volo. Capo, vieni dentro, forza. Lo scontro si sposta sulla superficie. Non lo dico molto spesso, signore. Porca di quella puttana. Ma ho completato la stazione del Cairo. Dai che ci mette una vita a caricare sta roba.
terribile dover spaziare tra mettere in muto questo e mettere in muto quest'altro, è un inferno. Cioè, lo faccio anche perché così voi non. Cioè, metti in muto questa così. No, non sembra che io sia pazzo se parlo così. Dai, cazzo. Ci mette una vita per caricare. Che cosa significherà? Cara umanità, proviamo rimorso per essere dei bastardi alieni ed essere venuti sulla Terra. E proviamo rimorso per aver appena visto la nostra flotta spazzata via. Rimorso è un nome. Il nome di uno dei leader religiosi dei Covenant. Un profeta. Si trova su quel trasporto e sta chiedendo aiuto. Attenzione, problemi in Kilo 2-3. Richiedo annullamento missione. Ho ricevuto. State, sergente. Forza, andiamo! Si balla, Marie! Sali a bordo di quel trasporto e cattura il profeta del rimorso. I Covenant hanno deciso di sbarcare solo qui, sulla Terra. Voglio che quel profeta ci spieghi il motivo. Abbiamo un lavoro da compiere. Diamoci una mossa, Marine! Ripuliamo il luogo dello schianto, via! Ci vediamo alla prossima parte, belli.